San Giovanni è tra i paesi colpiti, non tra i più colpiti, fortunatamente. Devo dire che da parte dell'amministrazione e da parte dei cittadini, cittadini e imprese, quindi tutto il tessuto, sociale e produttivo, c'è stata una grande collaborazione. Ecco. Evidentemente, si trattava di, intervenire su più fronti e con grandissima tempestività. L'amministrazione si è mossa immediatamente, ha attivato all'indomani dell'emergenza un coordinamento, cioè un organo dove erano presenti diversi componenti, dai dirigenti all'amministrazione, dai rappresentanti delle consulte. Ricordo che a San Giovanni ci sono consulte tematiche. Che danno la possibilità di attuare un trade union con il tessuto sociale. Ecco. E attraverso questo coordinamento, in primis evidentemente il sottoscritto, abbiamo iniziato ad attuare una serie di iniziative. Soprattutto, diciamo così, se vogliamo fare una macro suddivisione su due fronti fondamentali: la salute della salvaguardia, e quindi l'attuazione di tutte le misure di tutela e soprattutto per il contenimento della diffusione del coronavirus, e dall'altra poi invece tutta una serie di provvidenze o di iniziative per supportare economicamente famiglie e attività lavorative. Per quanto riguarda la salute, qui a San Giovanni del Patoto abbiamo praticamente fatto chiudere tutti i siti dove si potevano creare occasioni di contagio.